Ah beh, è chiaro che ci sono delle condizioni che sono mutate notevolmente dalla nascita dell'Europa fino alla condizione di sostanziale anarchia nella gestione politica sia estera che interna in cui ci troviamo a vivere oggi. Massimo Franco metteva in evidenza alcuni elementi che sono proprio oggi paradossali, perché faccio notare che mentre queste tragedie stanno avvenendo, mentre ci sono accordi fatti per bloccare i flussi via terra dalla Turchia, proprio in queste ore c'è il presidente Hollande che è in Egitto a fare affari con gli egiziani, mentre c'è il caso Regeni sul tavolo, mentre c'è tutta la situazione libica ancora da definire, eccetera. Cioè, ci sono sicuramente degli interessi nazionali che prevalgono rispetto a una politica generale e temo, ahimè, il nostro paese non riesca a far valere in questo senso una necessità di azione politica europea che blocchi i flussi, che blocchi tutta questa situazione di degrado umano che si sta realizzando giorno dopo giorno. Faccio notare che c'è un grande assente. Fino a pochi anni fa si sentiva sempre parlare di ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, scomparsa da qualsiasi cronaca. L'Unione Europea, la politica estera, vediamo che cosa significa pagare la Turchia ai confini, ma nella realtà dei fatti tutto ciò è incapace di affrontare e risolvere le situazioni che generano questi flussi. E ribadisco, non è solo una questione di sicurezza, è anche proprio una questione di degrado umano. Si trovano molto convenienti fare affari con gli stati che si affacciano sul Mediterraneo, ma non si trova evidentemente convenienza ad andare a bloccare questi flussi, perché Grazie anche Daniele, questo va grazie detto. Daniele.